Allora, non avevo intenzione ovviamente di fare questo video, non poteva essere prevista una situazione di questo tipo. Oggi è domenica, buona serata a tutti, spero che abbiate passato una buona giornata. Io ero a casa, facevo cose di casa, stavo montando un armadio, nel mentre che montavo questo armadio mi ascoltavo in sottofondo Udinese Roma, principalmente per un motivo, o contro Paulino Di Bala al Fantacalcio, e io invece avevo Lucca e quindi avevo interesse a sapere in tempo reale, mentre montavo questo armadio, l'andamento della partita. Mi sono visto tutto il primo tempo, anzi ascoltato più che visto tutto il primo tempo, e poi ho fatto altre cose, ho spento la partita. Quando ho finito, terminato le altre faccende domestiche, ho detto dai, andiamo a vedere lato Fantacalcio come siamo messi. Quando ho letto la partita è stata sospesa, subito, devo essere sincero, la prima cosa che ho pensato è stato un episodio di razzismo, perché non avevo letto il motivo, ho letto solo partita sospesa. E allora ho preso il telefono, ho aperto l'app di DAZN e sono andato all'indietro per cercare di arrivare al punto in cui effettivamente si bloccava la partita. C'è stato un punto addirittura in cui un fan è entrato in campo e si è fatto un selfie con Dybala. Io sapevo già che sarebbe stata sospesa la partita e ho pensato: no, dai, che cosa può essere successo? Ha fatto del casino? È successo qualcosa? E invece no, si è ripreso a giocare. Pochi minuti dopo, intorno al minuto 70, 71 mi pare, è successo che Evan Dika, difensore della Roma, centrale mancino della Roma, è arrivato proprio quest'anno ai giallorossi, si è accasciato al suolo e si è messo una mano sul petto. Allora, ho avuto un attimo di panico, vi dico la verità, voglio raccontarvi, questo è un video diverso dal solito, mi perdonerete, sapete già che cosa è successo, sapete che in questo momento, 5 minuti fa, ho letto che Ndicka ha pure fatto un elettrocardiogramma, è cosciente, è uscito dal campo in barella facendo il pollice, quindi ok, in questo momento mentre sto registrando dovrebbe essere tutto ok ed è questo il grande in bocca al lupo che faccio a Evan Ndicka, veramente. Un grandissimo in bocca al lupo da parte mia e spero da parte di tutti i tifosi, anche della Juventus e delle altre squadre, di tutta la mia community, spero che questo sia il messaggio. Però ovviamente mettetevi nei miei panni, so che la partita è stata sospesa, so che questo giocatore esce in barella, ho pensato al peggio, devo dire la verità. È stato meraviglioso, veramente, permettetemi di fare un applauso a Daniele De Rossi. Perché al di là di quello che sta facendo in panchina da quando è arrivato al posto di Mourinho, al di là della carriera dove è sempre stato un giocatore che a me è piaciuto tantissimo e tutte le volte che giocavo alle carriere sulla PlayStation, De Rossi alla Juventus lo portavo sempre, ma al di là di tutte queste cose, grande uomo, grande persona, quel io non inizio a giocare perché non sono tranquillo, i ragazzi non sono tranquilli, voglio vedere come sta, tanto da interrompere la partita e correre negli spogliatoi. È stato semplicemente meraviglioso. È stato semplicemente perfetto, perfetto. Poi De Rossi torna, dice: sta bene, però ovviamente si rivolge ai suoi ragazzi e i suoi ragazzi giustamente dicono: mister, guarda, con tutto il bene, però giocare così non ce la sentiamo. E attenzione, perché la Roma è in una condizione di svantaggio da questo punto di vista. È in trasferta a Udine, quindi non proprio una passeggiata della salute per i tifosi della Roma e per i giocatori anche della Roma. Ha giocato una partita di Europa League a San Siro col Milan qualche giorno fa e nuovamente giovedì dovrà giocare un'altra partita di Europa League. Marelli ha detto che da regolamento la partita si deve recuperare il giorno dopo, quindi avrebbe dovuto giocare domani, ma con appunto una Coppa Europea in mezzo, la Roma domani la partita non la può recuperare per tempistiche. Sarebbe strano, sarebbe impossibile. E allora questa partita si recupererà poi successivamente, data da destinarsi. E quindi ci sarà un altro viaggio per giocare una ventina di minuti di una partita che in questo momento è fissa sul risultato di 1-1, gol di Pereira e Lukaku, ma direi che in questo momento queste cose ce ne possiamo anche fottere perché c'è qualcosa di più bello da commentare. Sono felicissimo di poter commentare questa cosa. Perché poi De Rossi ha parlato anche con Udinese, allenatore, squadra, arbitro e alla fine sono arrivati alla conclusione, hanno dato tutti disponibilità di sospendere la partita perché non c'erano i presupposti per continuare in serenità e in tranquillità questa partita. La partita è stata ufficialmente sospesa sul risultato di 1-1 al minuto 70 e rotti e verrà recuperata in un altro momento. Come ha reagito il pubblico di Udine? Con gli applausi.
gli applausi che c'erano già stati durante l'uscita dal campo del giocatore, uscito appunto in barella, quegli attimi in cui dentro il campo i giocatori fanno così e chiamano, l'arbitro fa così e chiama in velocità, tant'è che De Rossi si gira anche con un attimo di tensione e inizia ad urlare ai suoi collaboratori: correte, andate, andate. È stato qualcosa di brutto, è stato qualcosa di bruttissimo, e quindi io voglio veramente congratularmi con l'Udinese, con la Roma, con De Rossi, su ragazzi, con tutti i protagonisti di oggi, con l'arbitro e con i tifosi che hanno accettato, compreso, capito ed elogiato questo momento. Ragazzi, oggi non è una data come tutte le altre, purtroppo, eh? Oggi è un maledetto 14 aprile 2024, 12 anni fa, proprio su un campo da calcio, proprio per una situazione simile a questa, perdeva la vita Morosini. E voi direte: e a te cosa te ne frega di Morosini? Non era mica un giocatore che, per il quale, anzi, l'avrai sicuramente conosciuto in quella giornata. Vi confermo questa cosa, però vi dico anche che lo stesso 14 aprile del 2012, di 12 anni fa, purtroppo poche ore prima di Morosini, si era spento un mio grande, grandissimo amico, aveva fatto purtroppo un brutto incidente in macchina, e per me il 14 aprile è sempre una data un po' del cazzo. E devo dirvi la verità, nel momento in cui ho visto Ndicka a terra ed ero consapevole del fatto che la partita sarebbe poi stata sospesa, e quando ho immaginato il peggio sono andato a sbloccare un pochettino quel ricordo che, per fortuna, dopo 12 anni è un po' assopito, no? Si è un po' solidificato ed è diventato meno doloroso. Però quel cassetto della memoria si è riaperto e, per fortuna, oggi sembra che tutto si stia concludendo nel migliore dei modi per il giocatore che è stato male, e sembra che non ci dovrà essere, poi ripeto, aspettiamo i comunicati ufficiali, ma sembra che tutto si possa risolvere al meglio. E non potevo fare altro che registrare e condividere con voi questa emozione, perché credo che sia anche un po' un segnale che succeda proprio il 14 di aprile, no? A me piace pensare che non siano solo coincidenze, che si sia anche andato a chiudere un cerchio. Sono cose che mi piace pensare, e soprattutto per una volta abbiamo un bellissimo messaggio da passare, no? Abbiamo un qualcosa di cui andare fieri come nazione, come movimento calcio italiano. Quella bella reazione del pubblico di Udine, del Blue Energy Stadium, è stato veramente qualcosa di meraviglioso, e quindi speriamo che tutto si possa concludere per il meglio. Un grosso, grossissimo in bocca al lupo a Ndicka, un abbraccio alla famiglia di Morosini, che sicuramente oggi si sarà preoccupata ed emozionata anche più di me, e non posso fare altro che concludere questo video salutando e ringraziando Saverio per tutti i bei ricordi che anche oggi, dopo 12 anni, sono ancora qui e mi frulla per la testa. Ciao.